In questo breve video, un frammento del podcast contemporaneamente, integralmente disponibile su Una carriera parallelo42 formativa su Apprendi. straordinariamente intensa. Mi viene in mente un passo della meravigliosa opera Lezioni americane, dove Italo Calvino, nel capitolo Leggerezza, riportando un passo del Decameron di Boccaccio, commenta: l'agile salto improvviso del poeta filosofo che si solleva sulla pesantezza del mondo, dimostrando che la sua gravità contiene il segreto della Certo, buongiorno, leggerezza. grazie ancora per l'invito, un piacere essere qui con voi oggi. Sì, il telescopio James Webb è un telescopio davvero rivoluzionario, da circa 25 anni per realizzarlo, ma già da quasi un anno ci manda delle immagini, dei dati scientifici davvero unici. Un telescopio che abbiamo aspettato davvero tanto e che sta in qualche modo confermando, ecco, le sue capacità. E quindi i libri di scienza già stanno incominciando a cambiare, già vediamo cose che non avevamo mai potuto vedere prima, sulle origini dell'universo, le prime stelle, la prima luce, la formazione di galassie, sistemi planetari come il nostro, e poi anche la domanda, ecco, c'è vita al di fuori del nostro sistema solare? È stato davvero L'insieme dei costumi di un unico. popolo è contrassegnato sempre da uno stile. Questo forma dei sistemi. Sono persuaso che questi sistemi non esistono in numero illimitato e che le società umane, come gli individui, si limitano a scegliere certe combinazioni in un repertorio ideali e agevolmente ricostruibili, dice Lévi-Strauss in Per me, ecco, non è 1313. soltanto costruire, no? Quindi non è una costruzione l'opera, perché ho sempre costruito nelle mie opere, ho costruito dei nidi, delle case, degli involucri che possono essere dall'abito, quindi come una cocoon, un bozzolo da cui nascere velocemente nelle mie performance, ma anche proprio a livello scultoreo, installativo, spazi che poi interagivano con l'ambiente, con l'architettura, ed erano sempre degli anfratti dove la maglia, l'intreccio, le corde, i filati avevano questa componente che cercava di superare il semplice concetto di tricotage, di vestito. Cioè, ho sempre cercato di eludere la categoria. Sono molto indisciplinata in questo, mi piace molto rivoluzionare, rompere gli schemi, uscire da quello che è definito, da quello che è Fantastico, convenzionale. è bellissimo questo incontro tra voi due, dal macro dello spazio al micro dell'abito attraverso l'infinito del pensiero. È E bellissimo. del Sì. materiale che ci trasporta. Importante È vero, questo per bellissimo, bellissimo. studiare la storia di Marte. Ecco, chi lo sa, forse se c'era acqua, forse c'è stata anche vita, la vita primordiale, ovviamente. E questo è più o meno lo stesso periodo di tempo, se parliamo di 3 miliardi e mezzo di anni fa, quando la vita è incominciata a nascere qui sulla Terra. Quindi, in qualche modo, Marte ci fornisce una foto, se vogliamo, scattata, no? 3 miliardi e mezzo di anni fa anche del nostro pianeta. Quindi, veramente, la motivazione scientifica dietro queste missioni è estremamente importante. Il programma, diciamo, il programma futuro di questa missione è quello di averne altre due, un'altra missione che dovrebbe partire intorno al 2028, che arriverà su Marte, atterrerà e di fatto metterà tutti questi campioni dentro un contenitore, troverete dei tubicini piccolini di 30 centimetri appena di altezza, dentro un contenitore che verrà poi lanciato da un razzo per la prima volta. Lanceremo un razzo da un altro pianeta che metterà questo contenitore con i campioni in orbita intorno a Marte. E poi un'altra missione, quella su cui io lavoro, arriverà e catturerà questi campioni in orbita intorno a Marte, effettuerà una serie di operazioni molto particolari in orbita, prima di riportare il tutto sulla E Terra. poi c'è anche l'idea di, per Quindi esempio. conservare alcuni di questi campioni per chi lo sa 30, 40, 50 anni nel laboratorio e aprirli appunto 50 anni dopo il loro rientro. Perché? Perché
Ecco, se pensavo che i campioni arriveranno non prima del 2033, forse nel 2083 avremo degli strumenti ancora più specializzati, ancora più tecnologicamente avanzati, che ci permetteranno poi di sfruttarli ancora meglio. Ed è un po' quello che è stato fatto con i campioni riportati dalla Luna, alcuni dei quali sono stati aperti appena lo scorso anno, quindi dopo 50 anni. Una gestualità, e quindi guarda, guardando attraverso le mani, guarda oltre, quindi guarda il cielo, e quindi mira alla materia del suo studio. Quindi volevo che lei in tutto quello che faceva era se stessa, era quello che era la materia del suo studio, era la materia di ciò che lei era fatta. E quindi oltre nella gestualità del linguaggio del farsi, della narrativa, della scultura, anche anche la materia con cui l'ho manipolata desse questa sensazione di cosmo. Infatti in contemporaneamente trovate dialoghi di arte, scienza, letteratura, storia, filosofia, architettura, cinema, economia e molto altro, per leggere il contemporaneo attraverso il pensiero dei suoi più autorevoli interpreti.